Allora, c'è una sigla americana in inglese, diversità, equalità, uguaglianza, inclusione. Solo quando fa comodo a loro. A parte che non sono d'accordo. Cioè, non è che in ogni cosa che io faccio io devo rappresentare uno spaccato della società. Prima cosa. Inclusione vuol dire far entrare in un qualcosa persone che di per sé non ci dovrebbero entrare. Io ti includo. No, cioè, se tu non sei all'altezza di fare qualcosa, a me non mi interessa se è un motivo biologico, è un motivo, o un motivo che non hai studiato, è un motivo sociale. Andiamo alla causa di questo. Allora, miglioriamo la scuola e quello e quell'altro, ma che io debba includere in un'attività, persone che non sono all'altezza, vuol dire che noi immettiamo nella società, annacquiamo il livello qualitativo della società per che cosa? Ma io non vorrei mai essere incluso in un qualcosa in cui non sono all'altezza. Poi ovviamente, generalmente, poi ci sono i casi in cui un gruppo, cioè è ovvio che ci sono dei meccanismi di apprendistato, di qualcosa. Allora sì, in quel caso ha senso piano piano, ma voi non vorreste mai essere operati da un chirurgo non bianco, non uomo, non italiano, solo perché abbiamo dovuto prenderlo quello. A me non mi interessa, può essere nero, può essere bianco, può essere italiano, basta che tu sei entrato là, non perché sei inclusivo, ma perché sei capace. Prima cosa, uguaglianza. Beh, uguaglianza in questa società di merda non c'è uguaglianza. Ci sono ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri e classe media che si sposta verso la povertà. Dove cazzo sta l'uguaglianza? A parte che l'uguaglianza, io sono per pari opportunità, ma non per le donne in particolare, per tutti. È ovvio che ci sono delle differenze fra chi è più bravo o meno bravo. Queste differenze devono essere proporzionate come erano in passato. Il capo della Fiat guadagnava 40 volte più di un operaio, adesso guadagna 4.000 volte più di un operaio. Questo non è accettabile. Quindi, poi oltretutto, questo va bene solo se viene applicato a dei gruppi che si ritengono sfavoriti. Ora, i neri in America, prima di tutto, non lo so, ma a me che mi, ripeto, mi mettono in un qualcosa perché io appartengo a una classe ritenuta sfavorita, mi sa tanto di essere incapace, ma scusate, ma fanno le stesse scuole, vanno a scuola come i bianchi, non mi risulta che i neri debbano essere favoriti perché hanno qualcosa che non va. Oltretutto è una regola assolutamente assurda perché se diciamo applicata a una società che sfavorisce i neri, tu come fai a sapere, soprattutto che una persona è nera, perché ci sono tutte le gradazioni dal nero pece al beige al bianchetto un po'. Contrariamente ai sessi, che sono sempre maschio e femmina, nell'etnicità, siccome gli uomini si riproducono e si incrociano, queste differenze nette non ci sono. Altro caso, i neri sono sfavoriti, ma se tu, per esempio, sei stato adottato da una famiglia di bianchi e sei nero, e questi sono ultra ricchi, tu non sei sfavorito, hai le stesse scuole di quelli a cui non hai bisogno di essere. Sei bianco, ma per qualche motivo sei stato adottato, che ne so, da neri e qua là, tu di fatto hai tutti, ammesso che ci siano, come dicono, tutti gli svantaggi dell'essere nero, però risulta che sei bianco, quindi te la prendi doppiamente in culo, secondo questa regola. Quindi, secondo me, come quando c'è stato il reddito di cittadinanza, si applicava alle persone secondo i soldi.
Non secondo, però sei nero, allora ti diamo il reddito di cittadinanza, oppure sei orientale. No, gli orientali no, quelli sarebbero un culo in tutti i casi perché, siccome sono persone, adesso sarò razzista, forse, in positivo, di solito per la loro cultura, non per la loro razza, quindi non sono razzista, per la loro cultura, sono persone che si danno parecchio da fare e non fanno i vittimismi, non fanno vittimismi. Quindi sono la prova che il problema, secondo me, dei neri in America è dato dal fatto che molti di questi non hanno un padre. Cioè, il padre ce l'hanno, tutti ce l'hanno un padre, ma non hanno un padre presente nella loro vita. Questo vuol dire che la figura del paterna è molto importante, contrariamente a quelli che dicono due mamme, due cose. L'uomo è diverso dalla donna. E quindi, secondo me, la figura paterna è importante come importante è la figura materna. Siccome sono meno i casi, no? Di padri singoli rispetto a madri singole, si parla più di questo. Quindi la figura del padre è molto importante. Quindi se tu non hai la figura del padre, arrivata a una certa età, di razzi, fai cazzate. Sto cercando. L'ho messo di là. No, l'ho messo qua. Scusate. A che serve? L'olio dei pistoni? No, perché dopo devo suonare e non ne ho bisogno. Allora, questo è diversità, inclusione, uguaglianza. Per quanto riguarda i gruppi musicali, o per quanto riguarda altre cose, questo discorso vale solo per quelli che loro ritengono svantaggiati. E per la legge del pendolo, se tu vuoi che una cosa rimanga nel mezzo, che oscilla, pum, la devi bloccare nel mezzo. Che succede se no? Va? Si stabilisce l'uguaglianza, poi continua e si ristabilisce una disuguaglianza solo dall'altra parte. E questo è il problema della cultura woke, ok? Oh no, è buono l'audio. Che succede? Che prima c'erano, che ne so, solo bianchi, perché i bianchi, no? Erano i bianchi a volere le scuole solo bianche. Quindi è chiaramente una cosa razzista. Che succede adesso? Che ho visto in alcuni casi, non è tutto, però le cose secondo me fanno fermare all'inizio. Scuole solo neri. Per stabilire se una cosa è razzista o no, pensate al contrario. Pensate se adesso facessimo una scuola solo bianchi. Tutti si straccerebbero le vesti, però solo neri va bene. Solo neri va bene. A parte che è una cazzata proprio lì, cioè lo neri perché i neri. Ma siete in America da poco dopo i bianchi, poco dopo. Ma perché non siete integrati? Ma scusate, solo neri. E quello sarebbe il melting pot. Io credo che sia, con tutti i difetti che ha l'Italia, ma l'Italia sia molto più integrante di quanto siano gli Stati Uniti. Comunque non abbiamo avuto questo enorme numero di neri, adesso lo avremo, poi vedremo. Vedo i gruppi solo donne. Ragazzi, i gruppi solo donne, gruppi musicali, era una cosa che andava di moda negli anni 30 in America, quando c'erano ancora dei problemi, una donna in gruppo di sole. Ma ormai, che senso ha un gruppo solo donne? Non ha nessun senso. Cioè, quando bisogna suonare? Allora, sopra una certa età no. Allora, il problema è questo: se sopra una certa età io non riesco più a suonare, sarò io a dire no, guarda, oppure faccio un gruppo di persone vecchie, perché, ma quello è normale, perché è una questione di capacità, come quando vai a correre, ci sono le categorie della FIDAL di una certa età, quello ha pure senso, dopo una certa età. Ma tu facendo un gruppo sulle donne già ti levi almeno il 50% delle persone dalla selezione. È un
casino. Faccio un esempio. Vi sono strumenti ancora dove la maggior parte delle persone sono uomini o altre donne. Sarà giusto o non sarà giusto? Io cerco un'arpa. I arpisti sono quasi tutte donne. Sassofonisti no, ormai c'è, però già fra i trombe, tromboni, ancora c'è una maggioranza di uomini. Questo atteggiamento finisce che tu vai a prendere una persona che solo perché è bianca, in questo caso nera, capisco che fai musica cinese, allora sì, è chiaro, fai musica cinese che viene suonata per lo più al 99,9% da cinesi. Io sono per il mantenimento delle tradizioni, però voglio dire, il jazz è suonato in tutto il mondo, musica canti pure, ho visto dei gruppi giapponesi, a me non me ne frega niente che c'hanno gli occhi a mandorla, suonavano bene, suonano bene, ragazzi, non c'è un cazzo da fare, ci fanno un culo così questi orientali sulla musica. Il jazz italiano, no, non è migliore del jazz spagnolo, del jazz, certe volte è migliore soltanto perché siamo di più e quindi c'è più bacino di persone, quindi magari sarà meglio di quello albanese, però quindi gruppi di sole donne è una cazzata, perché non ha, perché cosa cambia a livello musicale? Cosa cambia? Vogliamo parlare di alcune disparità? Ci stanno a sfavore anche degli uomini. Io canto, ma quando vedete 9 a 1, cantante donna, perché fa figo, perché la gente è lupata, gli piace vedere la donna sul palco, questo è, ragazzi. Non a livello alto, parlo di gruppetti così, a livello alto no, ci sono cantanti uomini, assolutamente, anche se ancora un po' si ricordano più i nomi femminili, a livello di bellezza, di timbro, di capacità vocale in Italia devo ammettere che le cantanti donne, almeno nella musica pop leggera, sono sicuramente meglio dei uomini, forse perché la voce femminile è più alta, quindi la voce solista, ma non lo so, comunque. Però stato sta che nei gruppetti qua là si cerca sempre quella cantante donna piuttosto, sempre, no, ci sono pure cantanti uomini, però il rapporto è enormemente svantaggiato, ma siccome siamo uomini, frega cazzi, se tu sei bianco, sei uomo, sei eterosessuale, pigliate da interculo, perché il patriarcato, perché l'uomo bianco, io ho sentito alcune cose dire da neri in America, non tutti neri, alcuni così, ma anche da bianchi, io non ho mai visto questa autoflagellazione in altri gruppi etnici, mai visto sensi di colpa fra i neri, fra gli orientali, no, solo noi bianchi, forse ce lo meritiamo, perché se siamo solo così coglioni da darci la zappa sui piedi o sui coglioni da soli, ma non ho capito questa. Ma loro fanno bene i neri a avere la loro dignità. Siamo noi coglioni che non ce l'abbiamo. E questo è il discorso. Suprematista bianco. Ma che suprematista? Se un nero è orgoglioso di quello che è nero. Se un bianco è orgoglioso di essere bianco, è suprematista bianco. Ma questa non l'ho capita, ragazzi. Questa cosa qua che sta succedendo adesso è la preparazione per una nuova vendetta che può accadere fra 20-30 anni, i neri saranno, magari si tornerà a quello che c'era, è un ciclo, nero contro bianco, bianco contro nero, uomo come donna, donna come uomo, loro vorrebbero interrompere, lo sai come? Lo sapete come? Non ci saranno più neri e bianchi, tutti mescolati, uomini e donna, non ci saranno più uomini e donna, l'evidenza di un cazzo e di una fregna, non so come potranno nasconderla, mentre effettivamente, come ho detto prima, le razze si possono mescolare, i sessi no,
Questo discorso è molto politicamente scorretto, mi dispiace, qualcuno dirà discorso d'odio, no, sono dei discorsi di amore per un minimo di razionalità e buonsenso, ok? Io non credo che quando entro in un gruppo musicale devono guardare se sono bianco o nero, se c'ho il pisello o c'ho la fregna. Devono guardare come canto e suono, chiaro? E non se sono vecchio. Non mi mettete in un gruppo per mettere, ah, dobbiamo fare inclusione, ci dobbiamo mettere uno vecchio. Pigliate nel culo, scusa. Oppure ti escludono perché sei vecchio, perché l'immagine del gruppo. Lo so che ci può anche stare che uno può stare, però bisogna, se non si trova nessuno, specialmente in musica che faccio io, già è difficile trovare le persone, si comincia a escludere qua e là. Io ho detto soltanto, io ho le mie idee politiche e sociali. Se vien, tu, mentre facciamo le prove, mi fai la lode del PD, la lode dell'Unione Europea, la lode del coso, no, allora dovrei parlare io. Siccome loro sono abituati a parlarsi la frenzia fra di loro, poi quando c'è qualcuno che la pensa differente, no, non lo voglio sentire, chiudo, no, qua gli vai a infrangere quell'immagine di buoni, loro sono i buoni. Allora, dico, se uno si fa i cazzi suoi durante le prove, poi tu sei di sinistra, questo tipo di sinistra, perché io non c'ho niente contro la sinistra, perché è giusto da un punto di vista sociale, almeno l'idea di non avere norme di disuguaglianza e quello e quell'altro. Poi come è stata applicata nella storia è un altro discorso. Però se siamo arrivati negli anni 70 a uno stato sociale come lo era, è stato perché c'è stato il comunismo che poi si è fuso e qua là è nato lo stato sociale, idee keynesiane e quello quell'altro che probabilmente non sarebbero nate se non ci fosse stato magari la forma estrema del comunismo che forse come tutte le forme estreme è sbagliato, come le idee della destra non sono sbagliate in sé. L'idea di avere la patria non c'è niente di male. Poi se tu superi in un certo livello il concetto di patria, il concetto di origine qui, vai di razzi, poi diventi nazista. È chiaro. Ma qui parliamo di io non identifico la destra o la sinistra come il male da una parte e il bene dagli altri, come fanno gli altri, ok? Io credo che in ogni cosa ci sia una spinta che porta avanti e una spinta a non andare avanti, e c'è bisogno di entrambe le cose, perché noi rimarremo sempre nel passato o ci butteremo in qualcosa di nuovo con il rischio di schiantarci. C'è bisogno di tutte e due, ok? Di tutte e due le forze. Infatti la democrazia funziona proprio perché ci sono questi due che si confrontano e attraverso il confronto si trova una sintesi, ok? Levando una di queste due cose, la cosa è sbilanciata, ok? Chiaro? È come una corda che deve essere tesa. Poi ci sono i periodi che vanno avanti più forte, che poi adesso attualmente non c'è nessuna differenza. Per quanto riguarda Pablo, poi dovrò fare un video. Ho visto Pablo e Torella. Pablo ha dei toni ironici, quello che vi pare, ma cacca il cazzo parecchio. Tu puoi avere pure ragione, ragazzi. Puoi avere pure ragione. Io non so se ha ragione lei, ma Torella si pone in un modo. Panzerotti qua, forse Torella sicuramente è una persona che, al contrario di Pablo, che ci vive su queste cose qua, lui ha altre cose, poi ha completamente l'ha sminuito, lui non è un comico, un guitto, ha fatto delle, te lo do io il PIL, altre cose, è una persona laureata, insomma, dal punto di vista formale, parliamoci chiaro, dal punto di vista formale lui ha una laurea, una cosa in economia che sicuramente lo prepara di più a
a esaminare la realtà attuale che è qualcosa che una laurea su in lettere classiche. Farò un video, magari non so se lo farò, ma vedrò, perché il tono da sto cavolo che non mi è piaciuto, che Torella, quelle due persone avrebbero potuto chiamarsi in privato e risolvere la questione, non con i video. Ragazzi, io ho avuto a che fare sempre anche con Ancora Italia. Io ho fatto i video su alcune cose dopo che avevo parlato con questi in privato e non mi avevano risposto, però cerco di, capito, di risolverla in privato. Quella, no, perché quello sta in un programma, ma quella cosa non è la locandina ufficiale. Io non so chi c'ha ragione, però sto vedendo due persone che litigano e una fa questi video. Sono praticamente dei video finti. Ah, sono tornata con quel tono, un po' rompecoglioni, ragazzi. Va bene, questo è un video di 21 minuti e 12 in cui mi sono tolto parecchi sassolini dalla scarpa. Ma quello che sto dicendo io, ragazzi, non è niente di particolare. Si chiama buon senso e moderazione, cosa che non esiste più. Non esiste più genericamente. Il generale Vannacci, a me non me ne frega un cazzo, perché quando tu neghi le scie chimiche, gli OGM, io non so bene sull'OGM. Però le scie chimiche ci stanno. L'uomo non è andato, l'uomo è andato sulla Luna. Per me non esisti. Perché per me, tutto il discorso gay, quella cosa che andrà avanti nei decenni, ma sono molto terra terra. Avete sentito quello che ho detto, quello prima. Quindi non è che sono a favore dell'ideologia woke. Ma le scie chimiche, cazzo, le respirano tutti. Ok, gli OGM li mangiate, quindi che tu sposti il dibattito sui gay, non gay, qui c'è una guerra in corso, c'è il pericolo delle cose nucleari. Ok, io sarei stato più suo grande fan del generale se lui fosse uscito dalle forze armate e avesse votato il sacco su tutto quello che c'era sulla NATO e quello e quell'altro. Allora sì. Ma finché sei tu ancora nell'esercito, folgore, sappiamo cos'è la folgore e che ideologia ha o da dove viene. Ora io non sono stato, non sono un comunista contro la destra, però da lui quei discorsi, no, ci vorrebbe un altro generale, magari non della folgore. Ripeto, adesso io non voglio attaccare lui perché alcune cose del libro l'ha detto, ma ci voleva lui. E poi, ripeto, direi una cosa ovvia. Se lui avesse affrontato il discorso della NATO, il discorso di quello e questo, che non poteva affrontarlo da generale. Non poteva affrontarlo. Allora tu esci dall'essere generale, perché tu da generale puoi fare un libro e scrivere alcune cose, poi alcune cose non le puoi dire. È chiaro, perché sei un generale, andrebbero contro. Allora, capo di un movimento che non potrà mai parlare della guerra in Ucraina e in più tu hai, ci stai facendo passare per coglioni quando le vediamo sempre queste cazzo di scie. Ok? Non mi sta bene. Non so se è una cosa fatta, preparata, non preparata, se è un gatekeeper o non un gatekeeper in buona fede. Non lo so questo perché non posso entrare nel cervello delle persone, ragazzi, e qui il discorso è sempre il giusto rapporto fra non essere un coglione che si beve tutto, ma non essere neanche il super complottista che ogni cosa è una fossa di gatekeeper. Non lo so se lo è o non lo è, e sinceramente non mi interessa. Io so soltanto che sulle cose fondamentali che in questo momento ci sono, cioè le cose che ci possono indurre a morire o a ammalarci, cioè scorie radioattive, uranio impoverito, non sono scorie radioattive, però in Ucraina. Adesso chi ci assicura che il grano che prendiamo noi non viene dall'Ucraina? Eh?
Ragazzi, chi ce lo assicura? Quando è contaminata, pare che sia contaminata, di quelle cose non potrà mai parlare. Quindi mi sembra che se lui sia in buona fede o in mala fede, non lo so. Che ci sia un movimento a suo nome, che è partito dopo 3 giorni, quando tutto il movimento dei veri partiti antisistema sta andando a vuoto, mi puzza tanto. Cioè io, sapete che non sono un grande fan dell'ideologia woke, dei trans. Ma ci sono delle priorità in guerra, ok? In guerra ci sono delle priorità. La priorità attualmente per me non è discutere dei gay o delle coppie omosessuali, anche se quello ci vogliono far fare. Non dico che non sia un problema, ma non è il problema principale. C'è una guerra, c'è un impoverimento dell'Italia, c'è una lotta a livello economico. Dobbiamo riprenderci la lira, uscire dalla NATO, scusate nel frattempo faccio altre cose. E i gay non sono il problema principale, non lo sono mai stato, ce lo vogliono far diventare. Tutte queste politiche esageratamente woke finiscono ad avere l'effetto contrario. Ve lo dico io. Se continua così, ci sarà veramente la discriminazione contro i gay. Perché se io abito in America e sono italiano, a un certo punto tutto il discorso della politica americana si incentra sul fatto che gli italiani qui, gli italiani là, la gente comincerà a sentire una naturale rivulsione quando sente la parola italiana. Perché adesso, secondo voi, qual è il sentimento comune quando la gente sente Ucraina? Dopo 2 anni, ve lo dico io, stanno sul cazzo a tutti. A tutti no, ma insomma. Rispetto all'inizio, la percentuale di persone che non ne può più di questa storia dell'Ucraina è altissima. Comunque, penso che sia abbastanza lungo. Arrivederci.